allenamento infrasettimanale, mister Malotti. Beh, insomma, domenica arriva al Trestina, tre punti varrebbero doppio e vedremo se questa pausa di una settimana ha fatto bene o no alla San Giovannese. Tre punti è chiaro che sono importanti, però non deve essere quella la nostra ricerca. La nostra ricerca deve essere quella in miglioramento, perché il campionato non finisce certo con il Trestina e non comincia con il Trestina. È una tappa per noi importante, fondamentale, da prendere con le molle. Loro vengono a giocarsi una salvezza, quindi sicuramente una partita non semplice da prendere e da vivere nella maniera giusta. Un mese dal suo arrivo, che San Giovannese crede di aver creato? Diciamo che i ragazzi mi seguono, che è un gruppo positivo, un gruppo che ha voglia di lavorare. L'intento è quello quotidianamente di migliorarsi. Mi sembra che alcune cose si comincino già a capire. È chiaro, eravamo una squadra che aveva dei problemi prima e siamo una squadra che ancora ha dei problemi. Siamo qui apposta a lavorare per cercare di diminuirli. E la speranza è che avvenga nel più breve tempo possibile. Che problemi ha trovato, più mentali o più tattico-tecnici? La squadra è un gruppo, come ho detto, molto positivo, con cui ci si lavora volentieri, però è un gruppo che tatticamente un po' ci mette a capire le cose. E quello purtroppo è la natura che te lo dà. Abbiamo altre qualità che chiaramente noi sfruttiamo, però da quel punto di vista non so se l'adattamento, se la disabitudine, io queste cose non ne so, però è come quello che a scuola impara tutto in poco e quello che gli ci vuole più tempo e deve studiare di più. Noi mi sembra se sia una squadra ci sia bisogno di studiare, di stare tanto su libri per poter arrivare a capire gli argomenti. Meno quattro giornate al suo rientro in panchina, come aspetta quel momento? Lo vivo con serenità, so che purtroppo ci sono stati degli sbagli nella vita si pagano e io sono fuori proprio per quello.